Buongiorno a tutti, io ringrazio Etica nella persona del suo responsabile, dottor Luca Quaiotti, la presidente di Etica, dottoressa Anna Mikunic, la dottoressa Chiara Mestieri, coautrice e conduttrice di vari eventi, e Madame Giselle Ruffer de Lens, che è presidente di un'associazione partner. Etica si occupa in particolare di cultura, artigianato internazionale, moda, accessori, food ed enogastronomia, che sono tra le eccellenze dal nostro paese che il mondo ci invidia e che devono dare un contributo sostanziale alla spinta economica dell'Italia. Dopo questo periodo direi drammatico, la pandemia è finita, una guerra in corso. Quindi, per l'economia del nostro paese è assolutamente indispensabile un'associazione come la vostra che possa promuoverlo in questi ambiti, in questi campi, anche all'estero. Quindi, grazie ancora, complimenti per il lavoro che fate e darei subito la parola alla presidente di Etica, dottoressa Anna Mukinak. Grazie mille. Prego, Anna. Buongiorno a tutti, ringrazio l'onorevole Billy per questa preziosa occasione e ringrazio tutti voi per essere presenti. Ci scusiamo di essere in conferenza da remoto, ma al momento ci troviamo in tre paesi differenti. Io mi chiamo Anna Mikhnyuk, o Mikhnyuk italianizzato, e sono la presidente di Etica, associazione no profit di promozione sociale. Come avrete capito, io non sono italiana, sono ucraina, ma vivo qui da più di 15 anni e sono sempre rimasta affascinata dalla ricchezza del patrimonio e del know-how italiano. Così, 3 anni fa abbiamo fondato la nostra associazione che si occupa di valorizzare e mettere in evidenza il patrimonio culturale, artistico e storico italiano e internazionale, con particolare attenzione verso l'artigianato e la sostenibilità. Perseguiamo i nostri scopi statutari, partecipando ai bandi regionali, nazionali ed europei, come CREA e Horizon. E grazie ad essi, negli anni della pandemia, abbiamo realizzato il nostro primo progetto associativo, un concorso nazionale artistico dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie. E abbiamo ricevuto 195 opere, da parte dei ragazzi e un contributo della Regione Veneto per il progetto. Nel 2022, vista la particolarità del momento, abbiamo aiutato il comune di Rovigo, con le traduzioni dei documenti dedicati ai rifugiati ucraini e poi grazie a un contributo e alla collaborazione con alcuni partner abbiamo organizzato eventi ricreativi sempre per le famiglie dei rifugiati. Ma ora siamo tornati ai nostri progetti originali, con il focus principale sull'arte, artigianato, musica ed eventi, per unire le persone nella consapevolezza che dietro a un prodotto, che sia esso un abito, un libro, una canzone, un orologio o semplicemente un piatto di pasta, c'è un sogno, tanto impegno e ricchezza culturale da preservare, ma di questo vi parleranno meglio i miei colleghi e passo volentieri la parola a Luca, che è il responsabile del progetto sulle PLA. Grazie a tutti. Prego Luca. Grazie Anna, grazie Simone, onorevole Simone Billi. Porgo il mio benvenuto a tutti gli intervenuti in sala e in questo ambito sarò un po' il moderatore di questo team che, come vedete, è completamente al femminile, quindi sono ben contento di questa cosa. Siamo veramente pochi maschietti che lavorano a questo progetto e tantissime quote rosa, cosa molto importante perché le donne sono protagoniste non solo a livello di, diciamo così, creativo, ma anche con delle direzioni ben precise, motivate e fondamentali per questo progetto. Non è un altro evento sul plan, non è un altro evento di moda fine a se stesso, ma una visione un po' più profonda, diciamo realistica del tessuto artistico e artigianale,
che è rappresentato da tantissimi piccoli artigiani sparsi un po' in Italia e anche all'estero. E nel nostro un po' peregrinare ne abbiamo incontrati veramente a centinaia. Sono tanti, sono piccoli e si comportano in modo eccellente sia con i loro prodotti che con i loro clienti, ma purtroppo non sempre hanno la corretta visibilità. E quindi noi cerchiamo con etica di aiutarli in modo da poter, diciamo così, far diffondere meglio il loro messaggio, non soltanto, come diceva giustamente Anna prima, un prodotto, ma un sogno, un'attività sempre sognata, una cosa che, diciamo così, si crea dal nulla. Ecco, questa è l'imprenditorialità, diciamo, dei piccolissimi artigiani, di questi artisti. In Italia lo sappiamo bene perché questo è molto radicato, sappiamo che effettivamente l'Italia è formata da milioni di partite IVA, no? E quindi è proprio il tessuto nostro in questo senso. Qui interveniamo noi come concept, insomma. Il nome infatti rappresenta di per sé un po' una sfida, no? Mettere sul piatto l'idea di, normalmente lo diciamo come un gioco, no? Poi Madame Giselle mi può correggere, ma sulle plat è comunque mettere sul piatto anche in francese, no? Quindi mettersi in gioco, mettersi a disposizione. Ecco, questo era il senso che noi stiamo dando a questi eventi, a questo concept. In realtà si tratta di un concept, quindi di un concetto di evento dedicato appunto a artisti, artigianato, che poi riguarda anche la moda, giustamente, gli accessori, il food, insomma, tutta una commistione. Che ha a che fare con questi settori. E parliamo di un artigianato che di per sé è l'unico che di fatto non spreca, riutilizza, rimette a nuovo, crea, ricostruisce, insomma, no? Quindi diciamo che la sostenibilità tanto declamata in questi mesi, in questi ultimi anni, l'artigianato l'ha sempre fatta, insomma, in questo senso. Connettiamo quindi queste persone, parliamo di competenze che sono uniche tra di loro, le mettiamo insieme, no? E a volte sono molto rare, difficili da trovare, purtroppo si vede tutti i giorni, difficili da trovare e difficili anche da trasmettere, soprattutto al tessuto giovanile, che è sempre più distante da queste realtà. Molte competenze si acquisiscono sul campo e quindi occorre in qualche modo il mentore, occorre l'artista, l'artigiano che ti insegna la vecchia antica bottega, insomma, no? Quindi Simone lo sa bene perché la Toscana è una regione dove le antiche botteghe hanno fatto la storia, no? Anche dell'arte. Ma non è solo questo, è una combinazione anche di collaborazioni transnazionali. Questo concept in realtà è un progetto che poi andrà verso la comunità europea, ci stiamo già pensando, verso i bandi europei della cultura Crea, al fine di poter accedere ai fondi europei per poter realizzare anche in altri paesi e in altre città europee questo tipo di concept e attirare l'attenzione anche lì di tanti artigiani, sia italiani che lavorano all'estero, e sia anche autoctoni locali, no? Quindi anche le persone che stanno lì e che fanno questo lavoro, che fanno questi lavori. E vi posso assicurare che nel nostro peregrinare, insomma, negli ultimi anni, ne abbiamo visti parecchi. Noi vogliamo fa fare rete a questo punto, quindi vogliamo farla crescere questa rete e questo è un modo per far crescere questa rete. Ecco, metterci a disposizione, far vedere, mostrare. Cosa succederà in questi eventi? Allora, i primi due eventi avranno luogo in Veneto, in provincia di Verona, a Legnago. Ogni esibizione artigianale avrà una storia, quindi poi Chiara ci illuminerà in questo senso, perché lei sarà appunto la conduttrice e ci sarà uno storytelling di tutte queste esibizioni artigianali. Quindi ognuno avrà una storia, racconterà questa storia, sia in parole che in atti, in fatti, in immagini e quindi in presenza. Contestualmente il pubblico e gli intervenuti che saranno presenti potranno anche restare a cena, quindi sarà un momento conviviale di un certo tipo con cibo a chilometro zero, con
un'attività di questo tipo a livello food and beverage. Poi ci saranno anche degli ospiti, come ogni evento, insomma, che si rispetti, avremo due ospiti importanti, una giovanissima cantante che arriva dal Junior Eurovision Song Contest 2022, che ha rappresentato l'Italia, e un artista sempre della provincia di Verona, che è a livello internazionale, quindi un po' il Veneto che si espande verso l'esterno. E vorrei terminare con gli opportuni ringraziamenti a tutti i nostri collaboratori. Per quanto mi riguarda, ecco, io chiudo qui il mio intervento. Tutti i nostri collaboratori artigiani che collaborano a questi due eventi, ma che poi collaboreranno anche agli altri e che stiamo pian pianino aggiungendo all'elenco. E i ringraziamenti ovviamente sono dovuti anche a tutti noi che siamo qui e di nuovo all'onorevole Simone Billi. Io ho terminato e vi ringrazio per l'attenzione. Passo il testimone a Chiara che vi illuminerà, come dicevo prima, in merito alle attività che saranno realizzate di fatto durante la serata. Grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io sono Chiara Mestieri e in Etica sono coautrice e conduttrice di eventi e format promossi dall'associazione. Ringrazio Luca per l'introduzione e tutti voi per essere intervenuti qui oggi ed entrerei quindi nel merito del concept su The Blah. Dunque, il mio contributo oggi è essenzialmente finalizzato ad illustrare quello che è lo stile comunicativo di questo progetto. Il percorso emozionale che si propone di creare, tutto ciò che si cela quindi dietro alla nostra interpretazione del concetto di fashion dinner, come Luca accennava poco fa. Queste sono infatti serate evento interamente dedicate alle eccellenze del settore moda e accessori, ma non solo, anche al buon cibo, ai piatti che il pubblico avrà di fronte a sé nel corso delle serate. E non è un caso che faccia riferimento ai piatti, come Luca diceva prima. L'espressione mettere tutto sul piatto descrive appieno lo spirito con il quale questo progetto è nato ed è stato sviluppato. Su The Blah, infatti, sia culmine che nuovo punto di partenza di una scommessa importante, una scommessa partita 10 anni fa da uno dei brand che sfileranno nel corso delle serate. Una scommessa che riguardava un modo di concepire il mondo del fashion legato ad alcuni concetti fondamentali. L'unicità dell'individuo, il rispetto di tutte le persone coinvolte nel processo di produzione, l'attenzione all'impatto ambientale e la cura del dettaglio. Cercheremo con questi eventi, come Luca diceva, di fare rete, di creare una connessione a livello internazionale tra tutti gli artigiani che credono in questi principi e che operano secondo essi, e anche di avvicinare il pubblico a questa visione, di entrare in contatto con questa sensibilità. Quindi diciamo che questo progetto si concretizza in queste serate, ma non si esaurisce al termine di esse. È un progetto che vivrà tramite la sua diffusione, anche e soprattutto a livello multimediale. Oltre al reportage fotografico, le serate verranno registrate e verranno realizzati dei contenuti video che avranno lo scopo di creare un fil rouge con gli eventi e far vivere e diffondere queste realtà anche al termine di essi. Diciamo che il bagaglio culturale e professionale trasversale dei membri dell'associazione ci ha portato a voler creare un evento che fosse il più possibile per il pubblico un'esperienza di spettacolo a tutto tondo. Quindi si alterneranno momenti di sfilate, musica e storytelling con gli ospiti a cui Luca accennava poco fa, per far sì che l'incontro del pubblico con le creazioni si configuri il più possibile come un incontro di tipo evocativo ed emozionale. Ecco, sicuramente questi sono due aggettivi che utilizzerei per descrivere un po' l'intento con il quale abbiamo portato avanti tutto il progetto. Ora, diciamo che una delle protagoniste degli eventi che incarna perfettamente tutto ciò che ho descritto finora è qui in collegamento con noi e io ho il piacere di passare a presentarvela. Lei è un'imprenditrice svizzera, nonché la fondatrice di un brand di orologi esclusivamente dedicati al femminile, che oggi è qui per raccontarci della sua storia, una storia che lei ha raccontato anche nel libro che ha recentemente pubblicato, dal titolo Farfalla Ribelle, una biografia nella quale lei racconta, condivide i suoi valori e la sua visione di un mondo in cui le donne si prendono il loro spazio.
Io vi ringrazio quindi nuovamente per l'attenzione e passo con grande piacere la parola a Giselle Ruffer de Lans. I will speak in English because my it's okay. Okay. I live in Makolan, that is in what we call the Watch Valley in Switzerland, and I have seen very quickly. I have worked a lot of time in the watch industry, and I have seen that a lot of women are working in the watch industry. I have to say that if my passion is watchmaking and creation, my mission is to empower women. And working in the watch industry, I could see that 50% of the workers in the watch industry are women, but nobody knows about it because on the top you see only the men. And but the ones who are making the job are very often women. And also, I am an engineer and I am an artist. I am very involved in the genius of our little country, which is watchmaking, but not only watchmaking. You have all the different artisanal practice like painting, enamel, setting, and doing very, very precise things very often on watches that you don't see very well, but you know about it. And you see, with the fact that everything is going to be made by machine, this this knowledge, this artisanal knowledge, are disappearing slowly. And now watches, even the most expensive, they are made by machine. And so I have decided one day, after a long, a lot of thought and things, that I was wanting to create an ode to the talent of women and to the contribution of women in all the field of the watch industry. And when Luca invited me to participate to this event, first I was a little bit surprised because sur les plats is in French, and I thought, are you speaking about eating and so on? And he said, no, it's about artisanat and about creation, about women. So I said, okay, I will make it with you. And so I will participate to this event, and I will have the chance to show my work, what I do, and also my passion and my mission to empower women, because we are not speaking about that now, but it is very important that the men join us to give the world to women, so that we can be all what we can be, but hand in hand with our brothers. And I don't know if you want me to say more about my job or about why I participate. It's up to you. Yes, for sure, please. Yeah. Okay. So one day I took the decision to leave the big company in which I was working, and in which I was not feeling recognized as well as I thought I should have been. And sorry, because you are mostly men, but I have to tell you that I love men. You see, it's not a question against men. It is just a question all for women. And I lost this company, and I had the dream, a dream to create a symbol of the talent women share all over the world and all the value we also share.
And the fact that I was wanting to create a sign of recognition for all this talent. And that is one, I have created my company, I have creating a watch company, I make this watch, but I have looking to find the best women in each field in which you make the watches, like the setting, the engraving, painting, enamel, assembling, all these different job you need to create a watch, because there is so many different tasks to do to make a very small watch, but it is full of different knowledge. And that is why I have worked in a way in Italy. I know you also work like that, with a network of different people. I didn't create a big company. I work with a network of specialists, and it is just a way of organizing the things. And what I do very specially is I create the watch one by one, by meeting the people, and they tell me their story, and we translate this story on the watch by engraving, setting, painting, and making a lot of things that make finally the watch completely unique for the woman for whom she is made. It is made. And it is also a way for a man to express his love to a woman by writing a message of love, not necessary with words, but with thoughts, with colors, with just speak with me. The sky is the limit, and we can create the unique watch for each woman I will meet. And you see, you have heard me. I can speak for hours about my creation and about what I can do. And that is also what I want to communicate to women as well as men, that we have to believe in ourselves. And so I was so happy when Luca was believing in me and in my job and in what I do. And each of us, we have to believe in the other and share our talent, our energy, our passion, our mission. So that, and I am very proud also because I am born in France, but I live in Switzerland for such a long time. And I don't know if I am Swiss or if I am French, but also I have something as an Italian. And when I travel all over the world, everywhere I met incredible people, which I love. They can be Ukrainian or Russian or African or whatever. And that is also the symbol I was wanting to express with my creation. Voilà. Thank you. Do you want more? No, grazie mille Madame Giselle. Ho un paio di domande dai giornalisti. Innanzitutto mi chiedono se avete in programma altri eventi oltre a questo e in che modo comunque volete sviluppare appunto la programmazione di questo tipo di eventi. E poi mi chiedono anche se avete altre regioni oltre al Veneto dove sarà riproposto questo tipo di esperienza. Per chi vuole rispondere. Sì, allora, rispondo io, Simone. Sì, non l'ho detto prima perché non volevo dilungarmi troppo. Sì, abbiamo già in programma di fare altri eventi, uno in particolare su Venezia che stiamo progettando da un po' di settimane, poi su Roma. Poi anche torneremo su Bologna, in una di queste zone, quindi Lazio, Emilia Romagna, Veneto per il momento sono le tre regioni che toccheremo sicuramente. Poi ci sposteremo in Svizzera, poi verso Lugano, probabilmente o Locarno, poi ci spostiamo ancora verso Vienna dove c'è un'altra artigiana
che sta aspettando appunto di provare ad agganciarci per fare uno di questi eventi, e questo avverrà nell'arco di questi prossimi 4-6 mesi. Quindi noi iniziamo ora un percorso che secondo noi sarà abbastanza lungo in questo ambito, e vogliamo che sia lungo anche perché abbiamo molto da dire, molto da raccontare, e c'è molto da vedere, insomma, c'è veramente tantissimo. Quindi sì, queste sono le previsioni che abbiamo ora. Oh, grazie mille. E devo dire di nuovo, Luca Quaiotti e insomma gli altri partecipanti, Chiara, Giselle e Anna, complimenti, complimenti per quello che fate, complimenti anche per il contributo che date alla promozione del Made in Italy del nostro paese, come si diceva prima, fondamentale. Come volano per la ripresa economica del nostro paese, e anche il vostro operato è molto importante e dà un contributo a questo. Io vi ringrazio, ringrazio ancora per il vostro lavoro, ringrazio per la vostra disponibilità. Non ci sono altre domande o altri commenti, quindi buon lavoro e a presto. Non so se avete un commento finale, fatemi sapere. Sì, un ultimo commento per quanto riguarda, ecco, i giornalisti. Nel nostro sito c'è una cartella stampa a disposizione che si può scaricare, è già suddivisa in altre sottocartelle, quindi potrete trovare tutto ciò che vi serve, ma noi restiamo a disposizione all'email ufficiale appunto della nostra associazione, e vi ringraziamo ancora per questa opportunità e speriamo di sentirci presto. Grazie. Grazie mille e di nuovo buon lavoro, complimenti e a presto. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, grazie, Arrivederci, grazie. arrivederci.